Cosa pensa allora il pallavolista nell'angolo del riscaldamento mentre guarda gli altri giocare? Ah, è molto filtrato dalla propria visione e talvolta perde anche probabilmente un'oggettività. Quindi c'è anche una patina non così positiva per la squadra. Eppure, è anche questo un momento sicuramente costruttivo perché non appena esce e si trova protagonista, magari qualche volta nel campo o appena insieme al gruppo. Se uno ha una certa responsabilità, una certa dimensione, diciamo, matura, si spropria di questa soggettività e pensa da gruppo e da squadra. Ma se riesci a passare in un tempo abbastanza breve, cioè l'allenatore in cui ti chiama a passare da gruppo a squadra a gruppo, per quando si entra in campo? Se ne è obbligati, diciamo. C'è una certa differenza probabilmente da quello che capitava a me l'anno scorso rispetto a quello che mi è capitato quest'estate e non è ancora per niente chiara la cosa, però l'anno scorso ho già ribadito più volte il novellino di turno e quindi era anche più facile probabilmente per me entrare e essere incurante proprio di tutto, un po' spaesato. Invece quest'anno non ti dico la pressione, però anche quello che io aspetto da me stesso è un pochino diverso e mi sono reso conto di cosa devo fare in determinate situazioni e questa consapevolezza, questo essere un po' più troppo razionale non è sempre d'aiuto. Quindi proverò veramente a essere abbastanza proprio puro, proprio limpido, proprio non curante, ma nel modo positivo. C'è un assioma nella pallavolo italiana degli anni passati che diceva che l'opposto meglio che sia ignorante che non pensi. Tu lo conoscevi? Lo conoscevo e Non ne fai parte? no, però posso assecondarne i principi, diciamo, e l'avevo sentito dire da Zorzi in qualche intervista, nonostante sia una persona tutt'altro che ignorante, credo. Sì, ma infatti non si riferiva a lui, si riferiva a un giocatore che giocava nella sua epoca. Tu non sei di quella categoria. Ti pesa, è pesante il pensare per te personalmente. È pesante talvolta appunto in questa dimensione di gruppo, in questa dimensione esterna. Nel quadrato e nel campo pensare è pesante, ma probabilmente meno si pensa, meglio è. Un tuo allenatore recente ha detto Luca è uno che suda internamente. Collima con la tua definizione. Non l'avevo sentita, grazie. Sì, direi di sì. Cosa pensi adesso il fatto che domani sarai uno dei protagonisti e quindi non partirai dalla panchina? Questo ti cambia un po' la prospettiva nelle ultime ore che precedono una partita? Cioè, sento la cosa, l'avverto e paradossalmente sono quasi contento di questo perché è un proprio mettersi fronte a se stessi, un po' confrontarsi, conoscersi ancora una volta di fronte a una cosa così importante, a una situazione così determinante. Vengo fuori a petto duro e dai, ce la metterò tutta. Quello che pensano gli altri di te, tu hai sempre ancora questo sdoppiamento della personalità fra quello che è il tuo ruolo pubblico e quello che è il tuo ruolo, diciamo così, intimo privato. Cosa pensano gli altri di te? Cosa penseranno domani quelli che sono lì a vedere la partita, quelli che saranno a casa a vedere ha un effetto oppure è una cosa che non ti riguarda molto? Su per giù all'inizio non è che me ne interessi più di tanto. Nel momento in cui questi commenti, questi giudizi possono essere per me propositivi e quindi sia negativi che positivi, dico siano costruttivi, ne sono contento e anzi ringrazio. Nel momento in cui sono un po' prevenuti e fini a se stessi, credo che siano proprio sterili e non li avverto nemmeno. Il tuo sbarco mediato, seppure su Facebook, vuol dire che inizia un'altra era di Luca Vettori. Vuoi No. comunicare un po' di se stesso oppure ancora gradatamente? Molto gradatamente, però
come dicevo, è un po' un'indagine anche questa su che cosa l'atleta può fare a livello mediatico, e quindi io non avevo chiaro che cosa significasse virtualità, che cosa significasse appunto questa sfera mediatica sociale. Può avere alcune ombre, alcune luci, però sono sceso in campo anche in questo in prima persona per capire, poi vedremo le evoluzioni, ecco. Dormirai stanotte? Direi di sì.